pomeriggio tennis, campionato di promozione dal Pietro Cangemi di Torre Grotta, la settima di ritorno, il Torre Grotta vs il Giardini Naxos. Le formazioni che stanno per scendere in campo. Per il Giardini Naxos con numero 1 Dantone, il 2 Campione, 3 Vaccaro, il 4 Patti, il 5 Stracuzzi, il 6 Salemi, il 7 Tornitore, l'8 Refici, il 9 Mastroieni, il 10 Varri che all'11 mancano. A disposizione di mister Brunetto ci sono Adernetto, Mancuso, Giannetto, Ferraù e Di Giuseppe. Per il Torre Grotta, col numero 1 Vinci, il 2 Manzella, il 3 Isgro, il 4 Mamone, il 5 Di Stefano, il 6 Giorgianni, il 7 Abbata, l'8 Canistrà, il 9 Villari, il 10 Sindone e 11 Settineri. A disposizione di mister Borelli ci sono Foti, Mondo, Arizzi, Merlino, La Spada, Gambino e Antonazzi. Il direttore di gara è il signor La Rosa della sezione di Barcellona, gli assistenti Grasso di Acireale e Catanese di Messina. La posizione in classifica, il Torre Grotta è un po' rifiatato nell'ultima gara del mercoledì, partiti tanti. Il mercoledì ha battuto il Masca Lucia e attacca subito il Giardini, attenzione al numero 7 e evita un pericolo, Vinci. Come freddo. 29, vediamo intanto, seguiamo Villari, 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 il tiro di Villari, la conclusione di poco alta. Un'occasione mancatissima, è entrato intanto Villari, scambia con Canistrà, ora vediamo la conclusione poi deviata. Salto di difesa, ancora un colpo di testa, il salvone sul fondo. Villari. Ancora Villari. Il tiro di Villari e c'è il gol! Gol, 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 gol! Villari, gran gol, 1-0! Partiti. Al numero 8 in aria il cross, attenzione, 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 pericolo al limite del calcio d'angolo, poi mette il pallone al centro, la botta, deviazione, attenzione ancora Sittineri, Sittineri scambia, duetta con Villari, Sittineri, Sittineri! Non si conclude l'azione. Parte Stracuzzi. E Vinci pare. Attenzione al numero 10 del... È un tiro che sfiora il secondo palo. Sittineri. Dentro un bel pallone. E c'è... E no! Parata salvapartita. Attacca ora il Giardini Naxos, sulla fascia scende Mangano, poi Mangano entra in aria, un traversone, Salemi tira, parata di Vinci, riprende Varriga, riprende il tiro e batte imparabilmente Vinci, 1-1, pareggio del Giardini Naxos. We'll be right back.
attacco del Giardini, ecco il gol del 2-1 del Giardini. Patti batte di nuovo Vinci e il Giardini va in vantaggio 2-1. Fischio finale, lo scherzo di carnevale per la Torre Grotta. Intanto finisce veramente così in un blef. Dopo sta vincendo la gara fino all'85esimo e poi la perde in 5 minuti. Vabbè, il calcio è così, bye bye da Santa Cittadina alle prossime.